ieri le partite di Juve che ha vinto 4-2 con lo Zenit e poi Atalanta Manchester United col pareggio 2-2. Ne vogliamo parlare questa mattina con Luigi Garlando, prima firma del Calcio della Gazzetta dello Sport. In questi giorni tra l'altro è uscito anche il suo ultimo libro, si intitola L'album dei sogni e ripercorre l'epopea della famiglia Panini. Allora dividiamo un po' le tematiche, si parte col calcio. Intanto subito buongiorno a Luigi Garlando. Buongiorno a tutti. Garlando, partiamo allora a questo punto dall'Atalanta, altra bella prestazione dei bergamaschi, però Cristiano Ronaldo ancora una volta ci ha messo lo zampino. Sì, è sembrata quasi una gara tra una squadra e un giocatore, è stato veramente mostruoso l'istinto del gol, anche la fame che lo porta sempre al posto giusto per far male, però ecco, il rammarico deve essere spazzato via e deve dominare secondo me il senso di ammirazione e di orgoglio per una partita grandissima che ha fatto l'Atalanta, di dominio, di personalità. Poi chiaramente sai, se il Manchester mette dentro quelle alternative milionarie da Sancho a Matic a Cavani, si alterano i valori, l'Atalanta non può rispondere, quindi spesso è successo anche all'andata e nel finale c'è stata la beffa, però io ripeto, più orgoglio che beffa. Ecco, la Juve ha vinto bene, non bastano i 4 gol allo Zenit per dichiarare la fine dell'emergenza che vive già da un po', però insomma una prima reazione alle difficoltà l'abbiamo notata, c'è stata. Sì, io credo di sì e le risposte sono un inizio e un atteggiamento importante come non c'è stato in campionato nelle ultime due traumatiche sconfitte, quindi la Juve è partita bene, ha prodotto tanto facendo sempre la tara ovviamente dei russi, però soprattutto io credo che la nota più importante siano i gol di Chiesa e di Dybala, perché sono questi due che devono guidare con la loro qualità la risalita. Certo, questa sera ci sono le milanesi, c'è il Milan con il Porto, c'è l'Inter con lo Sheriff alle 21, allora ovviamente le milanesi sono obbligate assolutamente a vincere, Luigi. Sì, senz'altro, e quindi vediamo se Milano insomma salva il futuro in Europa, sarebbe un peccato insomma non averle. Il Milan ci arriva dopo la bella prova di Roma e l'Inter deve insomma doppiare la vittoria sullo Sheriff per conservare ancora solide speranze, quindi oggi tiferemo tutti questa sera per Milano. E allora parliamo a questo punto del tuo libro, perché ovviamente l'abbiamo detto è uscito l'album dei sogni edito da Mondadori, racconta l'epopea della famiglia Panini, per intenderci quelli dell'album delle figurine, una bella storia italiana. Sì, esatto, dici bene, è proprio una bella storia italiana, positiva, di valori, una famiglia unita, quindi una squadra, anche questa, quattro fratelli soprattutto che sono stati gli artefici di questo miracolo, hanno costruito un impero e conquistato il mondo e ci hanno regalato le figurine con cui abbiamo giocato tutti da bambini. Ed è anche un modo, se vuoi, per rileggere un pezzo di storia d'Italia, perché io parto dalla Grande Guerra, nel 1916 vengo fino alla fine degli anni 80 quando vendono l'azienda, quindi ecco un modo per vivere questa saga familiare ma anche per ripercorrere un po' insomma un pezzo della nostra storia. Sì, insomma quella delle figurine Panini è una storia veramente, ha accompagnato generazioni e ha reso anche la scuola un posto migliore, cielo manca, no, l'abbiamo fatto tutti, è vero. Grazie Luigi Garlando, firma prestigiosa e amatissima della Gazzetta dello Sport, a presto, buon lavoro. Buona giornata a tutti, ciao.